andando a votare il 25 di settembre, non abbiamo la struttura politica che possa decidere quando e come fare un vaccino, quali sono le categorie per fare un vaccino, come andare a scuola con le mascherine o senza, visto che la riforma delle scuole nei sistemi di aggregazione non è stata ancora attuata. Ecco, forse io lo vedo un grosso problema per l'autunno. È un'ottima notizia. Io sapevo della Rolling Review, quindi di questa review graduale per quanto riguardava il bivalente di Moderna tarato su il vecchio ceppo originale di SARS-CoV-2 più Omicron 1. Adesso mi sembra che Pfizer e BioNTech stanno proponendo, e dovrebbe essere pronto per ottobre, il bivalente Omicron 4, Omicron 5, che era quello che ci aspettavamo tutti quanti, cioè il vaccino, come dire, tra virgolette, più utile, perché sappiamo che Omicron 5 è adesso la variante prevalente. Quindi è benissimo, è una grande notizia questa, secondo me. Vero e proprio richiamo annuale. Noi lo faremo annuale, dovremmo abituarci a convivere con questo virus e quindi un po' come si fa con l'antinfluenzale, fare un richiamo ogni anno, una volta sola l'anno, poi chiaramente consigliato a... Ma io credo i primi consigli saranno alle categorie a rischio, quindi le sanitarie, le persone che lavorano nelle RSA, le persone anziane e gli immunocompromessi, le persone fragili, quelle che hanno delle immunocompromissioni molto importanti. Ecco, io penso sia più o meno questa un po' l'idea. Poi vediamo dai dati di settembre, visto che il vaccino almeno hanno dichiarato, sia Pfizer e BioNTech hanno dichiarato di avere la disponibilità per ottobre. Quindi vediamo i dati di settembre e poi si deciderà per il meglio. Ma insomma, le categorie sono sempre le stesse.